Nella recente tornata amministrativa, l'unico comune dell'area del Garda Lombardo ad avere cambiato sindaco, ad avere un nuovo sindaco, è Sogliano del Lago, e siamo con Giuseppe Previ, neoeletto sindaco di questa località. Innanzitutto complimenti, felicitazioni per il suo risultato elettorale. Oggi vogliamo convivere al Garda, conoscere il nuovo amministratore a capo di una amministrazione comunale come quella di Sogliano e conoscere quali sono i dettagli del suo programma amministrativo. Allora, signor sindaco, come partirete? Quali sono i capisaldi dell'azione amministrativa che vuole intraprendere? Concretamente stiamo valutando il solito annoso problema se uscire o no dall'Unione Comune Valtenesi. Sto valutando in questi giorni proprio con dei sindaci dei comuni limitrofi eventualmente i vantaggi a rimanere in questa Unione Comune Valtenesi, o altrimenti decideremo di allontanarci, diremo addio a questa Unione Comune Valtenesi. Però apriremo convenzioni o faremo delle, delle associazioni con a noi magari più vantaggiose con i comuni vicini, non magari gli stessi comuni, però comuni che hanno un'affinità territoriale e di tipologia più affine al nostro comune. Sto parlando per esempio di Polpenazze, di San Felice o di altri comuni, vedremo insomma che tipo di associazione fare. Da questo punto di vista, quali sono le caratteristiche principali del territorio di Sogliano del Lago? Beh, sono effettivamente diverse da quella dell'Unione Comuni Valtenesi come è strutturata adesso, che sono comuni a lago, quindi hanno una problematica e hanno degli interessi completamente diversi da noi, hanno anche una ricettività alberghiera e un tipo di ricettività turistica molto diversa da quella che noi abbiamo, quindi noi vorremmo dialogare con comuni più affini alla nostra situazione, che è comune di collina. Quindi la cosa importante da dire è che Sogliano si differenzia notevolmente rispetto ai comuni che hanno un grande afflusso turistico. Sì, un grande afflusso turistico molto superiore al nostro, per via che ci sono campeggi, ci sono attività ricettive molto superiori a quella che noi possiamo dare, e quindi hanno esigenze molto diverse rispetto alle nostre esigenze da un punto di vista di ricettività turistica. Poi noi faccio presente che abbiamo un tipo di ricettività turistica diversa, forse spero anche qualitativamente superiore. Per esempio noi abbiamo Garda Golf che ci può dare una specie di volano economico per la rinascita e un certo introito economico e anche di immagine sul nostro paese, molto superiore rispetto a quello dei paesi vicini. Quindi noi punteremo a un turismo di qualità più di quantità e di massa. È un turismo che può avvalersi più di quanto non abbia fatto fino ad ora della ricchezza enogastronomica del territorio della Valtenesi e quindi di Sogliano? Beh, senz'altro, facciamo già parte della strada dei vini e dei sapori. Da questo punto di vista, naturalmente, se ci sarà possibilità, incentiveremo molto le aziende agricole rimaste e creeremo una specie di sodalizio, anche di, di unità su questo argomento con i paesi limitrofi. Faccio un esempio: Polpenazze, che ha delle aziende agricole molto rinomate, anche qualitativamente, ha molte aziende anche che si sono, specializzate sul bio. Possiamo dare qualche numero che permetta di comprendere meglio la realtà del suo comune, quanti sono i cittadini, come sono distribuiti sul territorio? Ecco, qui entriamo in un altro argomento, nel senso noi abbiamo 1860 cittadini, faccio presente che Sogliano del Lago ha circa 70 condomini, una settantina di condomini di prevalentemente, anzi quasi esclusivamente di seconde case, che per maggior parte dell'anno rimangono vuote. Questo ha creato l'immagine di Sogliano come noi diciamo un paese dormitorio. Dobbiamo dare degli spazi, dei luoghi e dei motivi di aggregazione sulla popolazione effettivamente residente. Infatti il grosso problema di Sogliano è che mancano luoghi di aggregazione. Se percorriamo le strade di Sogliano osserveremo che non ci sono delle piazze tradizionali. La piazza principale è quasi un incrocio, diciamo, un incrocio della strada provinciale con una strada comunale. Quindi dobbiamo impegnarci a creare questi spazi e anche momenti di aggregazione sulle varie fasce della popolazione, per anziani, per i giovani e poi per la popolazione che in estate si mescola ai turisti. E cosa ci può dire a proposito della questione tutela ambientale, valorizzazione del patrimonio verde? Beh, abbiamo già in progetto di
di sistemare il castello, di ristrutturarlo e con annesso il bellissimo parco che c'è, e quindi creare anche lì un centro di attrazione e di interesse turistico e anche un centro di aggregazione per i residenti qui di Soiano. Torniamo all'argomento iniziale, quello legato alla valorizzazione turistica del territorio di Soiano. Ci può dire se esiste una vostra ricetta per far crescere il movimento turistico? Lei ha detto, diversamente dai paesi della Riviera, possiamo contare su numeri attualmente naturalmente inferiori. Come far crescere questo numero di presenze turistiche e naturalmente creando anche un'elevazione del target di riferimento, quindi una qualità di turismo superiore? Sì, la nostra risorsa è l'ambiente e il paesaggio. Su questo dobbiamo insistere per crearci un'immagine che richiami il turista d'Oltralpe, soprattutto perché è molto attirato dalla bellezza dei paesaggi rimasti. Quindi abbiamo già intenzione, oltre al castello, oltre al parco del castello, oltre a far leva sulla Garda Golf, di creare e di ampliare percorsi ciclopedonali con tanto di indicazioni, tanto di segnaletica, in modo da collegarci con i paesi vicini, in modo che uno passeggiando o con la bicicletta possa percorrere tranquillamente la strada, delle strade alternative, anche percorsi immersi nel verde, nei vigneti, negli oliveti rimasti, insomma in quel bel paesaggio che ancora purtroppo rimane solo a piccoli orizzonti. E in questa sua ricetta quali sono le strutture ricettive come tipologia di riferimento? Le strutture ricettive, a parte i due complessi alberghieri 4 stelle, se non mi sbaglio, che già sono sul territorio, stanno nascendo bed and breakfast, stanno nascendo case che affittano stanze, nel senso creare una ricettività diffusa, magari non con grossi complessi, perché quelli appunto ci sarà anche faremo anche fatica a creare grossi complessi, anche perché induce un certo tipo di edificabilità, un certo tipo di consumo di suolo che non saremmo disposti a concedere. Già quello che resta di verde, insomma, bisogna salvarlo, quindi incrementeremo quello che c'è già, ma ricettività diffusa, sto parlando, in modo da dare anche lavoro e posti di lavoro alla gente qui del posto. Parliamo quindi anche di B&B, agriturismi? Senz'altro, questo volevo intendere. Beh, con un augurio di buon lavoro all'amministrazione comunale neoeletta di Soiano del Lago, capitanata dal sindaco Giuseppe Previ, un saluto a tutti voi telespettatori di Vivere il Garda. Grazie e a presto. Grazie.